brani contemporaneamente, cioè ogni classe avrà un brano diverso, per cui voi, perché il flash mob è proprio questo, cioè leggere contemporaneamente, ogni classe leggerà il proprio brano. Voi non capirete ovviamente quello che loro stanno leggendo, ma l'obiettivo è proprio quello di dedicare un minuto di attenzione all'importanza della lettura. Grazie per l'attenzione. Vi passo la dirigente. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, ci presentiamo. Non sa chi siamo. Allora, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Marconi Carella Losito, siamo qui per festeggiare la festa dei lettori che si svolge in questi giorni in tutte le scuole d'Italia, 24 settembre, e c'è un atto di tempo in questi tre giorni da dedicare proprio alla lettura, più che alla lettura, alla lettura. Bene che i bambini, i nostri bambini e anche gli adulti, stiamo trascurando un po' la lettura e quindi abbiamo bisogno di incrementare l'esercizio della lettura, che è molto formativo, molto educativo e aiuta i nostri ragazzi a sviluppare e potenziare le competenze della lettura, della scrittura, della comprensione, le abilità trasversali che servono per affrontare lo studio di tutte le discipline. Quindi la nostra idea è stata quella di socializzare questo invito alla lettura con una sorta di flash mob proprio per i nostri libri, per i nostri amici libri, che come vedete i ragazzi stringono tra le loro braccia, e speriamo che possa essere sempre una loro consuetudine di vita di dedicare un po' di tempo al giorno per la lettura. Allora, bambini, potete cominciare. Thank you.
i bambini si preparano, diciamo che oggi la giornata scolastica sarà dedicata completamente ai libri, perché questi bambini andranno a visitare la libreria, andranno a visitare il centro servizi culturali e sarà l'inizio di un percorso che durerà lungo tutto l'arco dell'anno scolastico. I bambini hanno letto brani di libri diversi perché saranno i libri che poi approfondiranno, i cui contenuti approfondiranno appunto durante le lezioni. Non era importante in questo momento capire cosa stessero leggendo, l'importante era che loro dessero un esempio di quello che vorranno fare durante tutto l'anno e anche nel loro tempo libero. Adesso un altro canto e poi andremo a visitare questi luoghi dove i bambini incontreranno i loro amici libri. Grazie a voi per aver partecipato e speriamo di poter condividere con voi l'amore per la lettura, la passione per la lettura. Allora, innanzitutto ovviamente è scontato che troverete qualche video sul web, è bello, no? Condividere con anche sul web queste iniziative, siete d'accordo, vero? Allora, adesso noi ci recheremo sul Corso San Sabino, nei pressi della libreria, aiutatemi, Pastore, la libreria al Corso, dove anche lì faremo un piccolo momento di un canto o una lettura, vero maestro? Ok, ci seguite, giusto? Bambini, allora un altro applauso, lo chiediamo a questi genitori, ma fatevi anche voi un applauso che siete stati bravissimi. Abbiamo l'intruso. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Sai, non importa il trucco e la bellezza in testa.
abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò parliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te da Milano. Ok, allora. Allora, pronti? Bambini? Allora, bambini, pronti? Pronti? Siamo arrivati di fronte ad una libreria. Che cos'è una libreria? No, sbagliato. Allora, vediamo chi vuole rispondere. Alla libreria si vanno a prendere i libri, basta un mese e devi restituire. Adesso la signora della libreria si metterà le mani nei capelli se facciamo questo, poverina, no? E dove si vendono i libri? Allora, bambini, ognuno di noi può avere a casa una piccola biblioteca. Allora, che cos'è una biblioteca? Si prestano i libri e si legge. Allora, è un luogo dove ci sono tanti libri e dove uno può recarsi per leggere un libro, noleggiare un libro, lo porta a casa, lo legge e poi lo restituisce. Quindi un luogo pubblico dove ognuno può usufruire del libro, ok? Invece la libreria è un luogo dove io posso acquistare il libro e tenerlo poi sempre con me. Ci sono dei libri che vi piacciono da morire? Qual è il libro tuo preferito? Mamma mia, e Diaboli tu lo vuoi tenere sempre con te, perché così quando crescerai potrai andare a rivedere quel libro e dire questo è il mio libro di quando ero piccolo, giusto? Il libro è un amico, è vero? Il libro è un mondo bellissimo dove io mi posso tuffare dentro, ci possiamo tuffare nei libri? Come no? Sì! Sì! Guardate che se voi leggete un libro e poi chiudete gli occhi, vi tuffate nel libro, è vero? Sentiamo, vieni qua. Il mio libro preferito è Tex. Ah, pensiamo te, io, cioè, Tex. Vieni, vieni, pellicano. Ora non ci mandiamo la testa. Il mio libro preferito è Gigo Robot. Gigo Robot d'acciaio? Sentiamo. Il mio libro preferito è Ok, allora, ascoltate, in questo luogo ci sono tantissimi libri, guardate come si chiama Antica Libreria del Corso, va bene? Bravi, qui l'hai comprato? Bravissimo, questo è un piccolo momento di pubblicità, eh? Pubblicità. Allora, la signora che è la proprietaria di questa libreria, che si chiama Teresa, legge tutti i libri che arrivano e quando tu, un bambino, io vengo a comprare un libro, lei mi sa già raccontare la storia, sapete? Guardate che bellissimo, lei si tuffa nei libri, è come una maga, è vero? Allora, non richiamoci, voi quando andate, vieni, vieni, vieni a raccontare, dimmi. Il mio libro preferito è il Mappamondo. Mappamondo? Ti piace viaggiare allora? Il mio libro preferito è Geronimo Stilton. Che bello, Geronimo Stilton piace a tutti, piace a tutti. Dopo parliamo tutti e due, mi devi dire da chi ti vai a fare i capelli. Ah, va a posto. Quello che io vi voglio dire, bambini, a Natale non andiamo solo a comprare i giocattoli nei negozi dei giocattoli. Ha un bel regalo e anche un bel libro da conservare, è vero? È una bella idea da regalare.
la Babbo Natale. Ah sì, giusto. Allora, dobbiamo velocizzare perché qui le macchine, se no altrimenti cominciano. Oh, Valerio, velocizzare. Io mi devo comprare un nuovo video. Bravissimo Valerio, bravissimo. Allora, pronti con la canzone adesso? Due brani. Vabbè, decidiamoci. Appoggiamo tutti i libri a terra? Ok. Pronti, con che brano partiamo? Di nuovo. Sono anni che aiutano a volare,
quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra da Roma fino a Bangkok, cercando te. Lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei.